parole di coloro che mi hanno preceduto. Abbiamo celebrato nella comunità di Piario la festa patronale di Sant'Antonio, sentitissima, con la benedizione della nuova statua. È stata un'occasione per rinnovare la nostra fede, la mia insieme a quella di questa comunità, particolarmente consapevole non solo delle sue radici, delle sue tradizioni, ma anche della responsabilità nei confronti del futuro. E difatti la presenza di molti ragazzi e molti giovani ha detto questa proiezione ideale verso il futuro che mi sembra con grande intensità le famiglie della comunità intendono compiere. E proprio in questo senso anche l'inaugurazione della palestra è diventato un segno che conferma appunto queste intenzioni. Si tratta certamente di sport, si tratta certamente di allenamento, ma si tratta appunto di qualche cosa che è ancora più profondo, il convincimento che lavorare per le giovani generazioni significa lavorare non solo per un futuro indefinito, ma perché per questa terra, per questa valle, le caratteristiche di un futuro costruito bene siano quelle dominanti. Un altro aspetto, lo sport in questo caso educa, è educazione. Lo sport è sempre stato, da quando l'uomo esiste, una fonte di educazione. Si educa il corpo, si educa lo spirito. È assolutamente importante, dobbiamo dirlo con grande convinzione, sapendo quanto è difficile, che lo sport mantenga queste caratteristiche e non venga invece deformato da altri interessi. Una realtà della Val Seriana, diciamo, che rientra, non supera nemmeno i 1200 abitanti, comunque un palazzetto dello sport d'eccezione. Sì, l'avevamo in mente da tanto tempo, siamo riusciti a realizzarlo proprio con l'impegno di tutti, perché abbiamo dovuto faticare molto, i tempi erano brevissimi e siamo riusciti, ne siamo estremamente soddisfatti. Il patto di stabilità di fatto è andato a bloccare tutti i comuni, anche quelli virtuosi come il nostro. Fortunatamente non avevamo debiti, abbiamo fatto un mutuo, ci è stato dato molto in fretta e ci ha permesso di realizzare quest'opera che andrà a beneficio di tutti i ragazzi, ma soprattutto andrà a beneficio futuro anche della gente di Piario.